Scenari economici e politici con la nuova puntata di Il Fatto di Marcotti, come sempre ogni settimana sulle fonti TV e come sempre con Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, ben trovato, buongiorno. Grazie Emanuela, una buona giornata a te e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Questi scenari economici che speriamo ogni settimana di vedere in qualche modo rivoluzionati, ma insomma è più una speranza vana, ma questo insomma vale per tutti i periodi storici, figuriamoci per quello che stiamo vivendo. Scenari politici che invece in realtà ci danno sempre qualche novità, no? A cui aggrapparci. Non so se è sempre un bene il fatto che ci siano novità in termini politici, però di fatto noi ci rapportiamo con le notizie. Allora, Giancarlo, poco fa peraltro, insomma, co con altri ospiti parlavamo del fatto che Draghi, così andiamo mirati alla prima domanda, al primo argomento che voglio affrontare con te, che Draghi abbia in mano davvero un'occasione importante per far crescere l'Italia, però che debba fare tutto presto e bene. Vabbè, bene sembra retorico, però presto. La parola chiave in questo momento è la velocità, appunto, l'immediatezza quasi con cui devono essere prese delle decisioni. Partiamo da qui. Beh, sì, naturalmente è sempre meglio fare le cose prima che non dopo, soprattutto come in questo caso, che le cose nella nostra economia non vanno per nulla bene, anzi, abbiamo avuto un 2020 disastroso e il 2021 ovviamente tutti lo attendiamo come l'anno della rinascita o comunque del mini recupero, se vogliamo. Quindi è chiaro che prima parte questo recupero e meglio è per tutti, però sappiamo che non sarà assolutamente facile e che, insomma, non, almeno questi primi mesi non sono stati, certo, c'è stato questo cambiamento, abbiamo alla presidenza del Consiglio una persona diversa, abbiamo un governo abbastanza diverso, nel senso che comunque i ministeri chiave sono tutti in mano a tecnici e comunque persone dell'entourage di Draghi, mentre i ministeri, chiamiamoli un po' più politici, sono rimasti ai politici. Ecco, quello che ha un po' deluso è che forse quei politici che sono stati riconfermati, magari, ecco, potevano non essere riconfermati. Ma comunque attendiamo le prime mosse di Draghi. Adesso le prime cose sul Covid, non è che siano estremamente diverse rispetto ai DPCM di Conte. Ecco, a Forse non li partire voglio. proprio dal DPCM, perché poi si era vociferato che volessero togliere, no, il ricorso ai DPCM, invece, diciamo così, in questo momento tutto è rimasto tale quale. Forse ci vuole un periodo di, diciamo così, fisiologico. No, hanno tentato così di cambiargli nome per far Ok, sì. credere che ci fosse qualcosa di diverso. Nella realtà è la stessa cosa, siamo ancora lì con. Anzi, se vogliamo, io ho fatto un po' di ironia nel mio ultimo video di venerdì scorso, ma insomma mi sembrava anche il fatto che mentre prima. Allora, prima sapevamo che non esistevano i colori, cioè i colori li abbiamo scoperti con la pandemia, insomma. Però abbiamo sempre pensato che i colori fossero tre, cioè rosso, Giallo, arancione e arancione, giallo. sì. Beh, da oggi Invece c'è il adesso. bianco per la Sardegna. Ecco, ma al di là del bianco ci sono anche le sfumature, c'è Vero? l'arancione carico, l'arancione sbiadito, insomma, direi che lasciamo perdere i colori, andiamo alla sostanza. Io direi, appunto, purtroppo la sostanza è che siamo ancora indietro, molto indietro rispetto ad altri paesi e continuiamo a soffrire, insomma, e la nostra economia soffre. Io penso che cioè, nella puntata, diciamo, ovviamente mi chiederai qualcosa nei confronti appunto della nostra economia, perché Sì, insomma, bisogna ci arrivo. parlarne. Guarda, intanto mi hai risposto a una cosa che ti stavo chiedendo, cioè a livello politico, quindi questa rottura, insomma, soprattutto anche nell'assegnazione di ministeri, soprattutto politici, non c'è stata più di tanto, no? Perché poi alcuni ministeri chiave, cioè basta citare quello della salute, no? È rimasto a Roberto Speranza.
speranza, insomma, quindi l'impronta inevitabilmente è quella. Poi Draghi potrà portare dei cambiamenti, però chiaramente non è che farà tutto da solo, non è che lui guida tutto, no? Ci sono appunto delle persone che sono delegate a farlo insieme a lui. Quindi rottura, Giancarlo, insomma, più di tanto non c'è stata, o perlomeno ancora non possiamo sapere se ci sarà, quantomeno nella sostanza, poi. Ma direi che non c'è stata proprio, nel senso che, allora, se cambiano dei ministri, beh, in un certo senso occorre naturalmente ritenere che un cambiamento è sempre un fallimento per chi c'era prima, insomma, no? Quindi, per esempio, il cambio al Ministero della Giustizia, è evidente che è una bocciatura per buona fede. Ma se noi vediamo il cambiamento come una bocciatura, dovremmo invece insomma, dare una promozione appunto, al fatto che siano stati mantenuti certi ministeri. Quindi, allora, abbiamo bocciato Bonafede, abbiamo bocciato Lazzolina, chi abbiamo promosso? Abbiamo promosso Di Maio al Ministero degli Esteri. La Lamorgese al Ministero degli Interni, Speranza al Ministero della Sanità, e io mi domando: ma questi tre ministeri con il governo Conte avevano funzionato bene? A me sembra proprio di no. Quindi quella conferma, quella promozione è stata una grossa delusione per me, ma penso anche per molti italiani, non solo per me. Va bene, allora questo è il primo punto. Beh, il secondo punto è lo scenario più economico, giustamente tu dicevi, poi mi chiederai, però unendo anche, per così dire, la questione più politica, perché poi Draghi adesso di fatto deve fare anche il politico, no? Però intessendo anche tutta quella serie di relazioni con l'Europa, e qui voglio arrivare, che magari prima erano o condotte in modo sbagliato o non lo so, mi dirai tu cosa ne pensi, Giancarlo. Ci metto anche, così facciamo un bel, visto che tu, insomma, sappiamo qual è la tua posizione nei confronti dell'Europa e dell'euro, no? Però l'analizziamo ancora, il tema clou del momento, cioè quello dal quale, insomma, non possiamo prescindere, perché senza, cioè, che quella dei vaccini, dico subito, no? Perché senza un'accelerata in quella che è tutta la campagna di vaccinazione, non si possono avere dei numeri economici seri e decisivi. Stiamo vedendo che, per esempio, nel Regno Unito sono diminuiti molto i contagi, perché la campagna di vaccinazione ha avuto un'impronta e, insomma, un'accelerata importante, cosa che non è avvenuta da noi. L'Europa in questo senso è, diciamo così, un ostacolo, Giancarlo. Partiamo da qui, poi vediamo qua come la figura di Draghi potrà anche fare da collante tra il nostro paese e proprio l'Europa. Beh, certamente non si può pretendere che l'Europa abbia così la stessa velocità che può avere uno Stato singolo, no? Perché l'Europa è un insieme di 27 Stati per l'Unione Europea, di 19 Stati per quanto riguarda l'euro. Quindi prendere le decisioni per l'Europa implica avere più tempo, insomma, perché dobbiamo sempre mediare tra esigenze diverse dei vari stati. Però, detto questo, io sulla questione vaccini non è che sia un fautore del vaccino e purtroppo io non ho neanche la certezza che le informazioni che ci arrivano siano corrette. È chiaro che Da se che punto di la vista tu dici, a livello di rispetto dei, sai, no, che c'era tutto il tema dei contratti che grandi case farmaceutiche come AstraZeneca avevano fatto con l'Unione Europea, non rispettati, poi Draghi che ha battuto i pugni, insomma, che ha detto no, bisogna far rispettare tutto. Da questo punto di vista, cioè, quali notizie a tuo parere potrebbero essere falsate poi all'arrivo, Sì. diciamo, a noi? Allora, quella è una delle cose, cioè noi la notizia che ci è arrivata a suo tempo, appena è stato così diffusa la notizia che si era arrivati ad un vaccino, si parlava solo di quello Pfizer, poi sono Sì. arrivati anche gli altri, ma comunque
È che la von der Leyen aveva già acquistato 300 milioni di dosi, non so se ti ricordi Sì, mi ricordo, ricordo, Quindi ricordo. subito sembrava che guarda l'Europa che velocità, subito la von der Leyen, ecco, brava, eccetera. Poi adesso scopriamo che forse non è così, quindi anche lì comunque non ci sono arrivate le dosi che c'erano state promesse. Quindi anche lì l'informazione, qual era quella corretta, aveva davvero acquistato quelle dosi la von der Leyen oppure no, cioè non sappiamo la cosa. E l'altra cosa del quale non sappiamo è questa questione della Gran Bretagna che prima sembrava la nazione più colpita, adesso sembra la nazione che sia messa meglio per tutto. Io non so se tutti questi vaccini, poi sapevamo che il comparto sanitario in Gran Bretagna, non dico che fosse ad un livello, insomma, comunque non di eccellenza, ecco, mettiamola così, Sì. non volevo essere troppo pesante, insomma, con il modello sanitario inglese. Adesso invece si scopre che è efficientissimo e poi soprattutto che va a tutti, mentre prima dicevamo sempre che la sanità in Gran Bretagna e nei paesi anglosassoni in genere privilegiavano così le persone abbienti rispetto agli altri, adesso invece è diventato un modello democratico. Insomma, ci sono delle notizie sulle quali io ho dei dubbi insomma, nutro dei seri dubbi. Io non so se in Gran Bretagna davvero la situazione adesso è così, così Più rosea, buona. Diciamo. Esatto, Rosea. Allora Speriamo lo per loro, per chiederemo, gli inglesi, dai. certo, no, sono andata a riprendere i numeri, cioè si parla proprio di numero di nuovi casi che nel Regno Unito sarebbe sceso addirittura del 40% in una settimana, cioè tantissimo. I decessi diminuiti di un terzo. Questi, per citare la fonte, sono dati ufficiali che sono stati citati nel Daily Mirror. E si parla di nuovi casi che nelle ultime 24 ore hanno avuto l'aumento giornaliero più basso dallo scorso settembre, cioè diciamo che appunto 40% in meno in una settimana. E magari, io spero che sia tutto corretto, perché questo vorrebbe dire anche perché la Gran Bretagna era una delle più colpite, come insomma, sappiamo la situazione, almeno così come ce la raccontavano. Cercheremo di informarci andando diretti alla fonte, però è lecito avere il dubbio, Giancarlo, certo. Cioè, ma chiaramente saranno anche fonti ufficiali, non, cioè, se Sì, andiamo a sì. chiedere a Boris Johnson, quello ti dice anche il No, 50-60% di vabbè, sì, io meno. non ho chiesto a Boris, vediamo se riesco a raggiungerlo nelle prossime ore, va bene, sì. No, era solo per dire che comunque non troveremo, senz'altro le fonti ufficiali parleranno di diminuzioni. Io ritengo che sia molto improbabile che si possano raggiungere dati di questo genere in una settimana, insomma. Sì, a fronte di, questo l'ho detto prima ma lo ripeto, circa 20 milioni di britannici che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Anche qui ci dicono che per renderla efficace devono essere due le dosi di vaccino, quindi forse è anche un po' presto per accantonare il rischio. Però vabbè, io ripeto, speriamo, cioè se così fosse, diciamo così che c'è buona speranza anche per noi nell'immediato futuro. Allora, Giancarlo, un'altra questione, appunto, da un punto di vista più politico, perché torniamo su questa parola, prima ti ho detto Draghi chiaramente sta in questo momento deve vestirsi di più abiti, no? Deve mettersi addosso più abiti, credo. Però anche quello del politico, cosa che lui comunque non ha mai fatto ed è alla prima esperienza. Altro tipo di esperienza, però non come politico, non a capo di un paese come l'Italia. Nei rapporti con l'Europa spesso abbiamo lamentato il fatto di avere un'Europa troppo legata al mondo della finanza, no? E non politica, non che riuscisse a gestire evidentemente delle questioni gravose come per esempio lo è stato e lo è tuttora l'emergenza pandemica, l'emergenza da coronavirus. È una necessità questa però, Draghi ce la farà? Cioè, riuscirà a collarsi anche questa sfida?
Ma allora c'è una cosa secondo me fondamentale da mettere in risalto, ossia noi abbiamo sempre pensato a Draghi come un grande europeista perché, beh, perché è stato presidente della Banca Centrale Europea e se vogliamo dal punto di vista economico la grande rivoluzione dell'Europa è l'euro e la Banca Centrale Europea perché dal punto di vista politico si sono fatti neanche un passo avanti, direi, insomma, io non vedo passi avanti dal punto di vista politico, insomma, vedo passi avanti, anzi, ci sono stati dal punto di vista economico, nel senso della formazione di questa Banca Centrale Europea. E quindi Draghi lo abbiamo sempre pensato come un grande europeista. Oggi invece ha un'altra veste. No, quindi quella di capo di uno degli stati, quindi una veste politica, mentre prima aveva una veste tecnica, diciamo. E questo non è una cosa da poco, cioè teoricamente, mi ricordo quando appunto l'onorevole Borghi della Lega, dove è un noto, diciamo, euroscettico, doveva giustificare la posizione della Lega che appunto avrebbe appoggiato il governo Draghi, faceva un po' l'esempio della persona che certo quando è in una certa posizione difende certe posizioni appunto, cioè era presidente della BCE e quindi faceva gli interessi della BCE, insomma lavorava per la BCE. E invece oggi che è presidente del Consiglio deve fare gli interessi degli italiani come tutti i presidenti del Consiglio, insomma, giura di essere fedele alla Costituzione, ma anche di fare tutto per il bene dell'Italia, no? Quindi non. Questo è l'aspetto fondamentale. Quindi il rapporto che Draghi avrà con l'Europa. E questo rapporto qua per me ha un punto fondamentale che lui ha toccato nel suo discorso quando ha chiesto la fiducia al Senato. Cioè ha parlato di un euro irreversibile, di una sempre maggiore aggregazione tra i paesi europei, ma ha anche parlato di un bilancio unico comune. Questo è veramente una bomba, sai, Emanuela, non è una cosa da poco. Beh, una cosa che si chiedeva a viva voce già da un po' di tempo, no? Mi confermi, Giancarlo? Sì, ma non con espressioni così No? esplicite, ma anche perché poi subito dopo Draghi, esattamente una settimana fa, cioè lunedì scorso, ha caricato ulteriormente, insomma, se usiamo un termine da gioco della briscola, cioè Draghi aveva messo il 3 e ci ha messo l'asso sopra Visco, cioè ha caricato ulteriormente, Visco naturalmente il presidente della Banca d'Italia, quindi il governatore della Banca d'Italia, quale ha detto proprio testuali parole che una moneta senza Stato può durare fino ad un certo momento, no? Poi è necessario uno Stato e anche una unione di bilancio. Quindi è più chiaro di così, cioè in pratica l'euro così non può andare avanti, cioè una moneta e 19 stati. L'unica cosa per farla funzionare è che questi 19 stati diventino un unico Stato con un unico Certo, bilancio. E questo certo. è una cosa, Ecco, ma è da una qui bomba. domanda da 1 miliardo di dollari, anzi di euro a questo punto. Saranno d'accordo tutti i paesi? Perché poi è lì, no, il senso anche visto che parliamo di unione politica, unione monetaria, però unione di intenti. Bisogna partire da quell'unione lì, no, Giancarlo? Certo, ma io ritengo che non solo non saranno d'accordo, ma appunto. che ci saranno alcuni fermamente contrari a questo. Quindi, Appunto. ma poi anche così, io lo pongo a te una domanda. Supponiamo che domani ci mettiamo tutti d'accordo. Perfetto, facciamo un unico Stato, gli Stati Uniti d'Europa. Benissimo. Avanzo la prima cosa. Negli Stati Uniti d'Europa che lingua si parla? No, Cioè, certo, appunto. dobbiamo deciderlo, no? Che la lingua Certo, ufficiale certo. degli Stati Uniti d'Europa qual è? Il tedesco, supponiamo, perché
è lo Stato che ha il maggior La numero locomotiva di... d'Europa, certo, no? Tu dici Esatto, allora che ha il maggior prendiamo Lione. numero di persone, poi, e quindi... Benissimo, parliamo il tedesco. Allora, in Italia, cos'è? Non studiamo più Dante, dobbiamo studiare Goethe, non so. Cioè, è chiaramente No, per assurdo, cioè, carità, io sono sono migliaia contrario, di anni. assolutamente, ci mancherebbe altro che non Cioè... studiamo più le nostre radici. Senti Giancarlo, c'è questa domanda, no, no, ma questo è un ottimo, vedremo, sarà più complicato del previsto. Mi piacerebbe chiedere a Marcotti se ritiene che il recovery plan non rischia di diventare il cappio al collo per l'aumento del debito pubblico che l'Unione Europea ritornerà a perseguitare dopo l'emergenza, insomma, a richiedere, cioè chiederà, diciamo, verrà a battere cassa, no? Cioè ci dà... Però io so già cosa risponderà Giancarlo, ma insomma, vai, ormai, dopo più di un anno di trasmissione insieme, potrei rispondere io, ma no, tu rispondi sicuramente meglio di me, vai Giancarlo. Aspettavo questa domanda. Ringrazio l'ascoltatore che ha fatto questa domanda. Perché... No, allora, non è che rischia di diventare il cappio e collo, diventerà, cioè non è un rischio, è una certezza. Ma permettimi, Onore, io do un numero, Sì. anzi, ma questo numero qua ce l'hanno tutti e nessuno ne parla. Tra l'altro, chiedo a te, dopo adesso ti do questi numeri, ma chiedo a te, dopo che do questi numeri, perché nessuno ne parla? Allora, sappiamo tutti, perché sono ufficiali, che l'anno scorso abbiamo aumentato il nostro debito pubblico di 160 miliardi. Sì. Cioè, lo Stato ha speso 160 miliardi. Dato che così le spese dello Stato, diciamo, entrano nel PIL, noi do avremmo dovuto aumentare il PIL di 160 miliardi. Cioè, Invece, nada. ed invece è il nostro PIL, sempre nel 2020, è diminuito, non aumentato. Cioè, anziché aumentare di 160 miliardi, è diminuito di 143 miliardi. Ho fatto i calcoli, te lo posso assicurare. Cioè, sono andato a fare la differenza, no? È stato fuori 143 miliardi di meno del nostro PIL. Allora, dovevamo aumentare di 160 miliardi, siamo diminuiti di 140 miliardi, vuol dire che questa pandemia, mettiamo che tutto questo è avvenuto per la pandemia, nella realtà Sì. comunque avremmo avuto un deficit, non è tutto, però supponiamo che sia tutta la pandemia, ci è venuta a costare 300 miliardi solo l'anno scorso, solo l'anno Ok. scorso. Quest'anno, adesso con il Recovery Fund, per me non arrivano i 200 miliardi, ma arrivassero i 200 miliardi. Un po' ce li mettiamo noi, 80 e rotti miliardi ce li mettiamo noi. Un po' sono prestiti che quindi dobbiamo restituire, non possiamo neanche prorogare, come i titoli dello Stato che quando scadono ne mettiamo degli altri. Quando dovremmo restituire il Recovery Fund, l'Europa non ci dice no, ma dammeli più avanti. No, no, ci dice dammeli E subito quei certo, soldini. magari. Esatto, e quindi questa è la situazione. Ripeto, chiedo a te, Manuela, ma 160 miliardi in più di spesa e 140 miliardi in meno di PIL, perché nessuno parla di questi numeri che sono Ma no, spaventosi? sì, non se ne parla, ma ti dirò di più, se ne parla dicendo vabbè, adesso c'è l'emergenza, derubricando in questo modo, però noi, insomma, con i calcoli alla mano sappiamo che poi non è questa la risposta corretta, però immagino che si metta in un cantuccio perché ci stiamo, diciamo così, nascondendo per certi versi dietro l'emergenza sanitaria e economica, credo, no, Giancarlo? In quel senso non se ne parla. Esatto, è questo. Cioè, allora, chiaramente ci mancherebbe altro, l'emergenza sanitaria c'è stata, nessuno nega Sì, il ma ci virus, il mancherebbe. Covid, ci mancherebbe. Ma è questo il patto, cioè se noi prima del Covid rischiavamo che il nostro debito pubblico fosse, non dico non gestibile, ma insomma che avesse delle problematiche solamente se sforava di 1, 2 o 3 miliardi, e adesso siamo sforati di 160 miliardi,
E abbiamo diminuito il PIL di 140 miliardi e il Fondo Monetario Internazionale ci dice no, no, ma nessun problema, il debito pubblico è sostenibile. Allora i casi sono due, delle due l'una, o ci prendevano in giro prima quando ci dicevano no, no, non puoi spendere più di 3 miliardi o 4, ce ne davano, oppure ci stanno prendendo in giro adesso dicendo che è tutto sostenibile quando invece oramai siamo. No, 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 sono d'accordo. Intanto, vabbè, c'è chi scrive. Allora, aspetta perché ci sono dei messaggi carini, non riesco a leggere tutti. Extremis malis, extrema remedia, cioè mali estremi, estremi rimedi. Bene la citazione latina. E c'è chi dice: 40 anni fa si diceva di parlare l'esperanto, che è una lingua artificiale, ce lo scrive anche Roberto, ed intelligente, che si impara in fretta da tutti, è rimasto nel dimenticatoio. Vabbè, insomma, io voglio continuare a parlare l'italiano, non so voi, ma poi è bene sapere tante lingue per riuscire a comunicare con la maggior parte delle persone. Su quello io sono d'accordissimo. Anzi, in Italia bisogna anche incentivare l'apprendimento proprio di altre lingue straniere, però insomma, senza scordarci la nostra. Marcotti è troppo bravo, complimenti. Allora, Marcotti lo potete seguire attraverso il suo canale Finanza in Chiaro, ogni giorno pubblica dei video e poi fa un po' di sintesi con noi ogni settimana sulle fonti TV. Quindi ti ringrazio, ti dovrei dire forse auf Wiedersehen al posto di ciao Giancarlo, ma il ciao va sempre bene, no? Beh, è la parola più conosciuta, Appunto. italiana più conosciuta al mondo, quindi. Esatto, restiamo sul ciao e ci risentiamo la settimana prossima. Naturalmente ti seguiamo, come già detto, su Finanza in Chiaro. Grazie mille, Giancarlo. Grazie a te, Manuela, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie anche a tutti voi che avete scritto. Qualcuno dice che è troppo pessimista Marcotti, ma può essere, ciascuno ha la sua visione. A volte il pessimismo e il realismo, quando ci sono situazioni difficili, vanno un po' a braccetto, purtroppo. C'è sempre un confine molto sottile, però è importante anche leggere tutte le vostre opinioni, cosa che facciamo sempre durante i nostri live. Termina qui la prima parte della giornata in diretta, torniamo alle 14:30 sui mercati. Oggi pomeriggio vi farà compagnia Giacomo Iacomino. Adesso io vi lascio davvero in compagnia di tantissimi nostri approfondimenti, a partire dalla nuova puntata di Parola al Direttore con Vittorio Feltri, con cui abbiamo parlato peraltro di tutte queste cose che abbiamo affrontato anche durante la mattinata. Seguiteci sulle fonti.tv e scriveteci, noi siamo qui per voi. Buona giornata e a più tardi.